Ciao a tutti, da Daniele, benvenuti su Motocicletta Ciao. Team. Lui Alberto sta facendo il corso con me con una moto. Corso Master. Con una moto eccezionale. La inquadriamo, è la NT1100 della Honda, nuova, una moto cruiser, una moto da viaggio, no? Si può dire. Touring. Una moto touring. Fa tutto lei, automatica, aria condizionata, tutto. Vi ricordate quel video dove facevo quell'inversione in una situazione strana, complicata? Arrivo in salita, qua siamo in una contropendenza, so che il video non rende, però la percentuale di discesa. C'è una bella percentuale di pendenza, là in fondo c'è la mia moto, si può vedere che è più in basso. Arrivo in salita, strada chiusa e stretta, come faccio a fare inversione se non ho lo spazio vero per fare l'inversione completamente con la moto? Molti di voi mi hanno chiesto, ma con la marcia è più facile, col DCT come facciamo? Lo andiamo a vedere. La manovra che state per vedere è stata fatta senza casco e senza abbigliamento di protezione. Voi non replicate questa manovra o una prova o qualsiasi altra manovra con la moto senza l'abbigliamento adeguato. Io mi sono permesso di togliermi l'abbigliamento di protezione solo ed esclusivamente in quel frangente durante la spiegazione della manovra. Comunque è stato un mio errore portare questo video senza l'abbigliamento di protezione. Ci tengo a dirlo, mi raccomando, lo ripeto ancora, casco e abbigliamento di protezione in qualsiasi contesto, anche semplicemente quando facciamo una piccola manovra per parcheggiare la nostra moto. Buon proseguimento. C'era quella manovra dove io arrivavo in salita, situazione complicata, mollavo la frizione, la moto si spegneva. Ma col DCT non lo posso fare. È vero, non lo posso fare. Non posso azionare il freno a mano. Guardiamo il freno a mano, guardami il freno a mano un attimo. Per usare il freno a mano io devo o mollare la sinistra o mollare la destra. Quindi quando lo mollo è bene avere un freno piantato, perché sennò vado giù. Facciamo finta, estremizziamo la situazione, che io arrivo, devo fare un arresto di emergenza, come ho fatto in quel video che vi lascerò in descrizione. Mollavo la frizione, io qui la frizione non ce l'ho, quindi arriviamo in marcia, simuliamo, arrivo, non posso usare i freni ma ho l'acceleratore. Quindi alla domanda come faccio se non posso bloccare la moto, sul gas, come facciamo? È sempre in marcia, sempre. Sì. La moto non si spegne se non posso usare i freni perché è una situazione di panico. Ricordiamoci che la moto rimane senza freni, costante. Con il gas. Addirittura ci sono moto ancora più da viaggio che hanno la partenza in salita assistita, quindi non vanno neanche indietro. Detto questo, l'inversione. Accendo il motore, facciamo finta che mi serve quella trazione per non scivolare indietro. Metto la marcia con un tastino, chiudo tutto lo sterzo, un piede sempre sulla moto, perché quello che deve rimanere saldo a terra sarà quello che guarda su. Mollo i freni, un po' di gas, oppure senza problemi, se sono in una situazione di sicurezza, spengo il motore, uso i freni, mi guardo indietro, ok. Ricordiamoci, sguardo sempre su, gamba appoggiata per terra, su a monte, sempre su, il piede che guarda giù, sempre sulla moto, sempre. Facciamo finta che siamo arrivati, che non c'ho più spazio, inizio a fare questa manovra. Destra, mollo, va ancora indietro, sinistra, un pochettino, destra, sinistra, destra. Mi inquadri per favore la ruota? Sì, si vede. Guardate cosa succede. Sinistra, destra, sinistra, destra. La moto sta praticamente facendo perno sulla ruota dietro e si sta leggermente spostando.
sinistra, guardo un pochettino indietro, posso andare un centimetro, basta, un centimetro. Provo, continuo, ci vuole il tempo che ci vuole, ma ce ne vuole poco in realtà. A un certo punto posso provare, guardando sempre su, a mollare il freno. Ok, sta andando giù lentamente, ci sono quasi. Di nuovo. Mollo il freno. Non sto usando il freno posteriore. Sono in una posizione di stallo, la moto sta ferma, ma ancora non mi fido, in continuo. Ok, sta ferma. Provo a dare una spintarella, oppure è automatica, non mi costa niente, un tasto, metto la marcia, do una spintarella, basta, facciamo finta che non ho spazio, dietro, avanti, la posso spingere. Questo serve per non far fatica, per non impazzire a fare questa manovra, tant'è vero che non lo so neanche più. La moto si sta girando, inizia a scendere senza fare niente. Io non guardo mai giù perché è pericoloso, mi può girare la testa. Adesso inizia a scendere così, mi fermo, forse ce la posso fare e la lascio andare. Stessa cosa si fa in discesa, racchiudiamo tutto in un video, stessa cosa si fa in discesa. Marcia. Non ho spazio. Ricordiamoci che col DCT ci vuole il freno a mano, che può essere anche qua, c'è una leva più lunga su altre moto. Ecco come si fa col DCT, praticamente la tecnica è la stessa, è uguale, non cambia nulla. Grazie da Daniele, grazie da Alberto, ciao a tutti per essere arrivati fino a qui e iscrivetevi. Ciao.